Hai lavato i denti? E allora prendi il dentifricio e vieni con me. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un nuovo video sulle paste modellabili. Una pasta modellabile troppo forte, troppo pazza, troppo antitartaro. Infatti oggi faremo la pasta di dentifricio, che detta così sembra una cavolata, ma vi assicuro ragazzi che è una pasta modellabile bellissima, è sicca all'aria, è di dolcissima e piacevolissima manipolazione, ha un profumo spettacolare e soprattutto da essiccata è bella tenace, bianchissima e con una texture sottile e molto fine e delicata. In più può essere lavorata sia a mano libera che pressata con le formine, quindi spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra pasta di dentifricio. Innanzitutto un dentifricio che non ci è piaciuto, che non usiamo, o se volete preparare la pasta di dentifricio, fate come me, comprate un dentifricio da pochi euro, 40 centesimi e il gioco è fatto. Bene, un dentifricio dell'amido di mais o nel mio caso della fecola di patate. Io uso sempre la fecola per le paste modellabili che non siano appunto di amido, perché la fecola ha una leggera durezza, una durezza leggermente superiore rispetto all'amido di mais, e poi qualche goccia di olio di vasellina, che altro non è che l'olio Johnson, o potete usare anche del normalissimo olio di semi, quello che tutti abbiamo a casa, qualche goccina. L'olio serve per rendere maggiormente elastica la pasta e per non farla sgretolare tra le mani durante la lavorazione. Potete colorare questa pasta, che si asciugherà all'aria, sia durante la preparazione aggiungendo un po' di colore acrilico, che successivamente all'asciugatura dipingendola di sopra o con gli acrilici o con le tempere. Cominciamo subito, è semplicissimo. Versiamo una parte di dentifricio. E poi, siccome ogni dentifricio è diverso da un altro, non vi posso dare una quantità di amido. Vi dico semplicemente che dovete aggiungere amido a poco fino a quando la pasta non fa panetto. Quindi dovete dosarla di volta in volta. Metto anche direttamente due goccine di olio, che risulta una sorta di tensioattivo, diciamo così. No, neanche di tensioattivo, di elasticizzante, ecco. E poi comincio a versare la mia fecola e comincio a rimestare e inglobare la fecola all'interno del dentifricio. Questa pasta risulterà profumatissima alla menta, quindi a chi piace la menta, poi continuo un po' con le mani a far inglobare. Sentirò il dentifricio ancora appiccicosetto. Cosa faccio? Aggiungo fecola poco alla volta. Alcuni aggiungono anche del bicarbonato. Io non lo aggiungo perché mi piace farle semplice queste paste, perché se sono paste per riciclare cose che abbiamo in casa e che non usiamo, tipo un dentifricio il cui gusto non ci soddisfa o che non ha un buon potere lavante, allora è inutile aggiungere più roba, basta poco e ce lo facciamo bastare. Arrivati a questo punto, come vedete, la pasta ha fatto panetto. Prendo la mia pasta e comincio a lavorarla. Io questa non la colorerò e l'andrò a tagliare con degli stampini ad espulsione. Voilà! Questa pasta necessita che ogni tanto vi bagnate le mani con l'olio di vasellina o con l'olio di semi. Purtroppo l'olio di vasellina è pieno di paraffina e paraffina liquida, quindi se volete proteggervi meglio le mani fatelo con l'olio di semi. L'importante è appunto che abbiate le mani, perché secca molto velocemente questa pasta, proprio per l'azione astringente del dentifricio tipica. Quindi è una pasta molto comoda perché appunto secca velocemente. E voilà, la nostra farfallina è pronta. Ora le faccio asciugare, quindi parleremo delle loro caratteristiche da asciutta. Visto che bella
la nostra pasta dentifricio ed è tenacissima. Guardate, ho qui le formine che ho fatto nel video. Questa è la fogliolina perfetta, senza neanche una crepa. Mi avvicino, senza neanche una crepa, vedete? Voilà, perfetta. Poi vi faccio vedere la farfallina live ed il cuoricino, che ha avuto anche un incidente perché Enzo l'ha preso e l'ha lanciato ed ha resistito. A dire il vero, guardate, si è sbeccato leggermente qua, ma vi giuro, con la violenza con cui l'ha lanciato è un miracolo che ancora sia intero. Ma dopo tutto, come tutte le cose di porcellana delicate, se cadono a terra si rompono. Eppure lei ha resistito perché è anche abbastanza elastica. Potete colorarla con gli acrilici, con le tempere, con gli acquerelli, sia durante la fase di lavorazione che di post lavorazione. Io l'ho lasciata bianca proprio per farvi vedere il candore di questa pasta. E buon divertimento, divertitevi a creare. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, modellatemi un bel pollice in su e condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto sempre sugli altri canali, Ombretta e Due Cuori e Una Cappa. Vi lascio i link dei miei altri canali qui sotto e qui dove c'è la i col pallino, e soprattutto vi lascio nell'info box e nella i la playlist delle paste modellabili. Arte per Te ha una collezione di paste modellabili bellissime e di sicura riuscita tutte, basta sapere a cosa servono, e per quello c'è il video adatto sempre nella playlist. Basta parlare, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!